In compagnia di Angelo, un falconiere di Palagenello in provincia di Taranto. Angelo, abbiamo visto tantissime persone vicino a te che praticamente penso che ti abbiano davvero invidiato nel momento in cui avevi questi bellissimi esemplari di rapaci notturni e diurni. Ma raccontiamo effettivamente quanto sacrificio c'è dietro tutto questo bellissimo evento. Grazie tanto a voi che siete stati così calorosi e accoglienti. Dietro, diciamo, il lavoro di questi animali si nasconde tanto tempo, tanto sacrificio, tante privazioni, non si va mai in vacanza, siamo tutto l'anno, tutti i giorni, io principalmente ci passo 14 ore della mia giornata e non esiste un giorno in cui non mi posso permettere di assentarmi, perché questi animali hanno bisogno di costante cura. Quindi sì, quando uno si ha degli animali comunque in generale, ma soprattutto questi animali che sono molto più, diciamo, particolari, la privazione alla vita personale è molto più alta rispetto a qualsiasi altro animale. Come viene gestita nel quotidiano la tua attività? Allora, la mattina mi alzo molto presto, intorno sì, è 6:30, la prima cosa che faccio, controllo tutti gli animali, poi vedo a quale animale bisogna pulire, quale animale bisogna cambiargli l'acqua e poi parto per il mio lavoro. Il mio lavoro consiste nell'allontanare i gabbiani dalle discariche, quindi faccio anche allontanamento nei borghi infestati di colombi, però principalmente lavoro in discarica, quindi sistemo tutti i falchi in macchina, parto, quando arrivo in discarica il mio lavoro inizia proprio in quel momento, che libero i falchi per allontanare colonie di gabbiani molto molto numerosi. Poi certamente il mio lavoro finisce dopo 10-11 ore, recupero i falchi, ritorno a casa e ci sono altri 37 falchi da accudire. Un sacrificio che durante l'anno sicuramente ti priva di tantissimi piaceri, ma quanta soddisfazione c'è? C'è tanta soddisfazione dietro, altrimenti non l'avrei mai fatta. Di sicuro ci sono giorni in cui dico chi me l'ha fatto fare, però dall'altra parte penso a quello che loro mi danno quotidianamente, diciamo quella, tra virgolette, tristezza cessa subito, perché quello che a me personalmente mi può dare un falco non me l'ha mai dato un rapporto umano, quindi...